Uè ragazzi, bentornati! Oggi parleremo della mettiti in marcia. Allora, come voi tutti ben saprete, l'evento della mettiti in marcia è la seconda volta che viene introdotto su Salva il Mondo. In sé è un evento molto semplice, oggi vi spiegherò nel dettaglio sia come affrontarla nel miglior modo e sia anche le build che preferisco utilizzare in tale modalità, e cercherò comunque di racchiudere tutto dentro un unico video e cercherò di spiegarvi tutto al meglio. Per prima cosa partiamo dall'evento vero e proprio, quindi vi mostrerò tutti i minigiochi e vi spiegherò a grandi linee come funzionano e magari qua e là qualche piccolo consiglio. Se vi recate nella vostra scheda incarichi sotto l'evento mettiti in marcia sulla guida definitiva, potrete notare tutti i nomi dei vari minigiochi che sono presenti appunto su ogni mappa. Attenzione però, i minigiochi sono 8 in totale, ma ovviamente durante una partita ne incontreremo solamente 4, più la difesa finale, e più ovviamente il tragitto, che però è uguale per ogni partita. Ad ogni fermata del bus corrisponde un minigioco che varia di difficoltà in base comunque al tipo di fermata, per esempio se è la prima fermata sarà relativamente semplice, mentre se un minigioco più difficile si presenta come ultima fermata, beh, sarà leggermente più complesso. Comunque, il primo minigioco che ci viene proposto è quello di completare il ponte. Praticamente nulla di difficile, dobbiamo semplicemente costruire un ponte che ci verrà comunque indicato dal gioco stesso. In questo caso comunque aspettate prima di costruire il ponte, prima che il furgone si fermi, perché sennò appena il furgone si ferma vi distruggerà tutto ciò che avete costruito. Quindi si parte a costruire il ponte dopo che il furgone si ferma. Sono praticamente pochi pezzi, se non ricordo male comunque una trentina, e subito dopo averlo completato il furgone ripartirà, quindi praticamente più veloci sarete più velocemente il minigioco finirà. Il mio consiglio per fare questo minigioco è appunto quello di dedicare una sola persona alla costruzione del ponte, magari anche due se si presenta come primo minigioco, e le altre invece si dedicano comunque uno a coprire il furgone inizialmente, poi a difendere, e l'altro semplicemente a difendere. L'obiettivo è comunque non far subire danno al furgone. Ricordiamo che l'anno scorso c'era anche la sfida di finire l'evento con il 100% della vita senza comunque far ripristinare la vita al furgone, e in questo caso è molto importante costruire la protezione intorno, così se si avvicinano abietti e tenteranno di spaccare abbiamo quella protezione che ci fa stare al sicuro. Poi il secondo minigioco che ci viene proposto, infestazione, ragazzi, può essere veramente il minigioco più semplice o addirittura uno dei più difficili. Il furgone innanzitutto si fermerà comunque sotto una montagna, sempre comunque mettere le protezioni intorno al furgone perché quello è fondamentale, e qui comunque è molto preferibile che si dedichino in due alla distruzione dei baccelli di nebbia che nasceranno, in quanto comunque se non distruggerete i baccelli di nebbia in tempo si schiuderanno e appunto nasceranno i mini boss epici, che saranno molto più difficili da buttare giù, e diciamo che se non siete abbastanza organizzati molte volte ci rimettete persino la vita. Quindi anche il tempo del minigioco qui si basa sulla nostra velocità, quindi appunto più veloci saremo più velocemente il minigioco finirà. E ragazzi, non è importante chi va, se il farmatore, il ninja o il soldato, comunque è preferibile che sia il farmatore in quanto gli altri si dedicano comunque alla difesa. L'importante è comunque distruggere i baccelli di nebbia il quanto più velocemente possibile. Alcuni baccelli comunque saranno nella parte superiore mentre altri saranno nella parte inferiore, ed è per questo motivo che molti baccelli sono, diciamo, più difficilmente raggiungibili. Magari ci metterete un po' più di tempo e mal che vada comunque vi nasce uno o due mini boss che relativamente sono più semplici da uccidere 5, 6, 7 mini boss, no? Comunque proseguiamo. Abbiamo il minigioco piccolo contrattempo, che contrariamente da quello che fa pensare il nome non è un piccolo contrattempo, ma secondo me è uno dei più lunghi. Cioè, mi spiego meglio, può essere anch'esso molto veloce, se ovviamente vi imparate il percorso a memoria, ma ovviamente nella maggior parte dei casi non tutti i giocatori riescono a imparare il percorso a memoria per salvare i superstiti, perché in questo minigioco dovremo addentrarci nei sotterranei e comunque salvare dei superstiti. E che dire, anche qui il mio consiglio resta comunque lo stesso: 3 si dedicano comunque alla difesa, 1 va nei sotterranei a cercare i superstiti, e così si completa il minigioco senza subire danno al furgone. Comunque anche qui, come baccelli di nebbia, è tutta questione di memoria e il percorso che andrete a sfruttare per salvare questi superstiti sotterranei. Ma passiamo avanti, adesso completa Oil Blues. E questo, raga, non è niente di difficile, è importante costruire sempre intorno al furgone. Anche qui la durata del minigioco varia in base alla vostra velocità, ma la velocità di che cosa, vi chiederete voi? La vostra velocità per cercare i blob nella mappa. Saranno comunque tutti sparsi più o meno in quella zona, non vi preoccupate, molti comunque imboscati dietro collinette, dietro montagnole, però in genere è tutta quella zona circostante al minigioco stesso che sarà piena di blob nel momento in cui il furgone si fermerà. Anche leggermente
leggermente fuori safe. Il numero dei blab da cercare varia comunque in base ai giocatori presenti, quindi se siete da soli saranno 4, in 2 8, 12 e 16 in 4 giocatori. E indovinate un po', anche qui il mio consiglio è quello di lasciare una persona alla ricerca del blab. Il prossimo minigioco che ci viene proposto è il pit stop. Ecco, nella lista è il primo minigioco presente in cui non abbiamo la possibilità di fare il minigioco velocemente. Sarà una difesa prestabilita, cioè avrà il timer, ed è praticamente quel minigioco dove si fermerà, diciamo, per fare il rifornimento. Si fermerà questa stazione di benzina, quindi è importantissimo costruire intorno al furgone, e per quei 4 minuti non dovrete far altro che difendere il furgone. Nella maggior parte dei casi comunque non c'è bisogno di utilizzare trappole durante tutto il tragitto e durante tutti i minigiochi. Magari qualche trappola vi tornerà più utile in certe circostanze, ma è molto meglio tenersi le trappole per l'ultima difesa, anche se comunque ci sono dei trucchetti per effettuare l'ultima difesa molto semplicemente. Comunque niente, pit stop, cercate di difendere, soprattutto cercate di non morire, e in 4 dovreste farcela assolutamente senza problemi, anche se si presenta come ultimo minigioco. La sfida sul riscaldamento, anch'essa comunque molto simile al pit stop, sarà comunque una difesa a tempo, quindi con il timer. Il furgone si fermerà tra queste due montagne, ma attenzione che sopra non è coperto, quindi fate il tetto, anzi anche il doppio tetto in molti casi vi tornerà utile. Magari tappate qualche uscita, fate in modo che comunque gli abbietti arrivino solamente da una o due direzioni. Cercate soprattutto, raga, di non creare troppo casino con le costruzioni, come molte volte succede in pubblica, perché poi arrivano da tutte le direzioni e non si capisce più nulla, soprattutto se poi non volete far prendere danno al furgone. Comunque questo è molto molto importante, ma in genere non è una difesa difficile. Il numero di abbietti che nasce, ripeto, in questa modalità è comunque molto limitato, cioè non è che vi nascono comunque 30 smasher alla volta, è molto calibrata la situazione. Vi nascerà quello smasher occasionale che comunque, se vi prenderete le giuste misure, riuscirete a buttarlo giù molto facilmente. Se poi avete una build tipo la minigun infinita, vabbè, neanche da dirlo che lo butterete giù molto semplicemente. Se per esempio già siete magari con Scorch Drago, con i cocchi, con i bastoni, ma questo poi lo vedremo più tardi, le build le vediamo dopo. Adesso concentriamoci sul minigioco. La difesa in sé vi basta comunque difendere il furgone, mi raccomando costruite, non fate troppo casino, potenziate i muri e niente, cercate di sopravvivere come la precedente. La prossima sfida invece che ci viene proposta tra gli incarichi si chiama incremento di segnale. Come funziona questa sfida? Ovviamente dovete sempre costruire intorno al furgone, anche questa varia in base alla vostra velocità, o meglio alla velocità di qualcuno che costruisce, perché bisognerà semplicemente costruire una griglia radar. Non è nulla di differente da una griglia radar tradizionale, solamente che una volta costruita aprite la mappa e vi comparirà un punto esclamativo da raccogliere sempre comunque intorno a quella zona del minigioco. Una volta raccolto questo punto esclamativo lo piazzerete sulla cima della torre radar e il minigioco finisce così. In sostanza il minigioco viene fatto molto velocemente se una persona che costruisce è molto veloce a costruire. Costruire, editare, fare piattaforme, scale editate, insomma tutte queste cose qua. Più veloci sarete a costruire questa griglia radar, a raccogliere l'antenna e a piazzarla, più velocemente il minigioco finirà, semplicemente. Ecco, qui comunque è molto importante costruire intorno al furgone, stare sotto a difendere e fare anche dei muri di protezione più sopra, perché c'è un buco, diciamo, che vi farà passare degli abbietti dalla parte superiore. In molti casi comunque si prenderà danno, diciamo, in una maniera un pochino buggata, quindi è meglio mettere un muro di protezione in più e stare tranquilli. L'ultima sfida che troviamo negli incarichi, ma attenzione che non è l'ultimo minigioco perché ce n'è uno aggiuntivo, si chiama corsa al disco, ed è quella sfida che in pubblica vedo che le persone affrontano con maggior difficoltà, o meglio non capiscono bene cosa devono fare. Allora, è molto semplice, bisognerà sempre difendere durante l'ondata, quello è scontato. Il furgone si fermerà apposta di fianco a un giardino con una piscina, un hotel, adesso non mi ricordo bene che cosa sia. Comunque entrerete in questo giardino e non dovrete far altro che lootare le cose che troverete. Vedete un vaso di fiori? Lootatelo. Vedete che potete lootare la cucina? Lootatela. Lootando, ecco, dovrete scovare i 4 dischi che appartengono ognuno ad ogni giocatore differente. Quindi voi 3 li vedrete trasparenti, a parte uno che vedrete dorato, oppure come punto esclamativo nella mappa se lo trova un altro giocatore al posto vostro, che dovrete semplicemente raccogliere. Ecco, ogni giocatore deve raccogliere tale disco, e c'è anche un piccolo trucchetto: se un giocatore muore, ovviamente non deve raccogliere il proprio disco. Quindi se magari per puro caso in quella zona non dovreste trovarlo, vi basta comunque uccidere quel giocatore che non l'ha trovato. Attenzione a non morire tutti, sennò perdete completamente la partita e potete skipparlo così, diciamo. Però nella maggior parte dei casi è veramente veramente semplice trovare questi dischi. Diciamo che ha un 50% di probabilità di lootarlo in quel giardino. Ecco, è veramente veramente semplice. Non mi sono mai trovato in una situazione comunque di essere buggato in quella sfida. E qui si concludono gli incarichi. Attenzione però, non si concludono i minigiochi, perché è presente un ulteriore minigioco. Qual è? L'anno scorso questo minigioco uscì, diciamo, dopo un mesetto che fu introdotta questa modalità, e uscì comunque con un incarico aggiuntivo che era quello di trovare una rivista. Questo minigioco quest'anno è possibile già trovarlo, infatti. La sfida ancora non è presente, ma il minigioco stesso è già presente nella mappa ed è già possibile
possibile che lo incontriate nella vostra modalità. Allora, in questo minigioco dovrete difendere e allo stesso tempo uccidere un mini boss epico. È in assoluto il più difficile se vi capita come ultima. Può essere veramente veloce se siete veloci ad uccidere il mini boss epico. Allo stesso tempo dovete fare molta attenzione comunque agli zombie davanti, perché in questo caso non potete costruire intorno al furgone. Potete fare una protezione leggermente più avanti e vi consiglio di farla, però dovrete comunque fare attenzione agli zombie perché saranno comunque tantissimi e vi romperanno il muro, diciamo, in pochissimi secondi. Quindi mentre il furgone comunque avanza, perché non sarà mai fermo in questa modalità, ed è questo il motivo per cui voi non potete costruire intorno al furgone, comunque ci sarà questo piccolo distacco tra gli zombie e il furgone che molte volte, diciamo, che è impossibile da difendere. Cioè, se gli zombie si avvicinano troppo, in quel caso prenderete danno. Quindi è molto importante uccidere il mini boss epico molto velocemente, ma allo stesso tempo tenere difeso il furgone. Una volta ucciso il mini boss epico e uccisi tutti gli zombie restanti, basta, è finito il minigioco. Non dovete far altro che aspettare che riparta il furgone. E qui si concludono i minigiochi. Parliamo adesso delle build utilizzate per questo video, e ci tengo comunque a fare una precisazione. Dall'evento di Mettiti in Marcia dell'anno scorso sono cambiate tantissime cose, sono uscite tantissimi nuovi perk di eroe, tantissimi vantaggi squadra, un esempio è Buone Feste, e in generale comunque sono state boostate tutte le abilità di tutti gli eroi. Come ben ricorderete, era uscita la patch notes dove ci dicevano che le nostre abilità furono veramente boostate, più o meno nel periodo Frostnight. Quindi di conseguenza quest'anno è relativamente più semplice fare questo evento rispetto all'anno scorso. E con questo cosa voglio dirvi? Che se l'anno scorso eravamo molto limitati dalle solite build con cui andavamo a giocare, quest'anno possiamo veramente sbizzarrirci con qualsiasi tipo di build. Quindi io di seguito vi metterò quelle che ho utilizzato maggiormente, ma ovviamente ce ne sono molte altre utili tanto quanto queste. Comunque, la prima build che avrete già notato nel video è quella di Harper Soprintendente, quindi quella che va a ridurre la cooldown del recupero dell'esca. E ragazzi, pro e contro di questa build: è molto divertente tenere lontani gli zombie sia durante il tragitto sia durante le difese. Poi contate che è comunque un costruttore, quindi ogni volta che il furgone si ferma ad ogni fermata di difesa potete mettere giù la base. L'esca spammabile è una cosa utilissima sia mentre il furgone si muove sia comunque mentre si ferma. Poi ricordatevi che non è pieno di mostri della nebbia, nascono veramente saltuariamente, e quei pochi che nascono, diciamo, che potrete ucciderli con le poche armi che vi capitano in giro per la mappa, perché il contro di questa build è appunto la non possibilità di contare su abilità per chi o comunque bastoni, tesori di Barba Blake, eccetera eccetera, a meno che ce li droppino i nostri compagni, non ne abbiamo a disposizione. Beh, l'esca comunque così buildata fa veramente il suo dovere fino all'ultimo tragitto, è utile anche fino all'ultima difesa, assolutamente, mi sono molto divertito ad utilizzarla. Però in generale la build dell'esca è una build che vi consiglio a prescindere dagli eventi. Quando finisce l'effetto di un'esca avrete praticamente 3 secondi prima di poterne lanciare un'altra, il che la rende veramente utile. Per farvi un esempio, raga, ho riscontrato meno difficoltà a rimanere in vita con questa build piuttosto che con la build con la minigun, in quanto comunque con la build con la minigun, se arriva l'ape vicino e vi lancia lo sciame d'api, diciamo che vi continuerà a ittare, no? Tutti voi ben saprete quanto sono fastidiose le api. D'altro canto, però, con la minigun possiamo comunque sparare da una distanza molto elevata, possiamo uccidere tutti i vari mini boss, tutti i minigiochi che presentano i mini boss possiamo ucciderli veramente semplicemente, e possiamo difendere sia difesa tragitto sia difesa finale. In sostanza la minigun infinita è sempre la minigun infinita, raga. Una build eccezionale. Poi la build del farmer, questa volta con Sauti Fossile, ma nel video vi dimostrerò che è possibile anche farla comunque con Jess Archeologo e arrivare comunque alla fine senza far prendere danno al furgone. Cosa cambia comunque tra Sauti Fossile e Jess Archeologo? Sfatiamo questo mito. Jess Archeologo risulta molto più utile nelle mappe ristrette. Faccio esempio delle città, dove comunque andiamo a spaccare tantissimi oggetti l'uno vicino all'altro e non dobbiamo comunque contare su tanto movimento. Sauti Fossile in generale è molto più utile per andare a comunque farmare in giro per tutta la mappa, magari anche che sia una missione, quindi non per farmare più precisamente in un singolo posto più ristretto, diciamo. Sauti Fossile avanza in tutta la mappa, no? Potete contare sul recupero dell'energia che comunque vi sarà utile, oltre che per farmare anche per muovervi con la traslazione fasica, quindi anche questo tenetelo sempre bene a mente. E poi oltre tutto ciò, con Sauti Fossile la sua abilità ovviamente vi permette di utilizzarlo anche con un'arma spammabile, e mi riferisco alle missioni, no? Mi sono dilungato un po' oltre per questo discorso, ma comunque ci tenevo a chiarire questo mito. Ed è per questo che al giorno d'oggi Sauti Fossile è molto più gettonabile per farmare: più possibilità di movimento, energia che si recupera indifferentemente comunque da quello che fate, e possibilità comunque di utilizzare la stessa energia appunto per utilizzare armi spammabili, no? In Mettiti in Marcia vale più o meno la stessa cosa, comunque visto che dovrete compiere grandi movimenti, la mappa è bella grossa e dovrete comunque star dietro al furgone, quindi vi servirà tanto movimento. Poi magari comunque nei minigiochi dei mini boss eccetera eccetera vi tornerà ancora più utile raggiungerli più velocemente, no? Quindi regia,
build di Sauti Fossile e build di Gesso Archeologo, abbiamo visto che conviene utilizzare assolutamente Sauti Fossile rispetto all'Archeologo, ma non tutti possiedono Sauti Fossile, ma non tutti possiedono Archeologo. Quindi sappiate che comunque non è necessario utilizzare questi due stranieri per farmare, potete benissimo prendere il vostro straniero preferito, utilizzarlo per combattere e allo stesso tempo farmare, perché comunque non è richiesto un grande farming come Frost Knight eccetera eccetera, vi basteranno insomma quelle 4, 5, 6 trappole e state proprio tranquilli. L'ultima build invece di cui parleremo, o meglio che vi mostrerò e vi consiglierò di utilizzare in quanto comunque l'abbiamo già vista mille mille volte, Scorch Drago, tesori di Barba Blake, niente di più utile raga, ritmo di battaglia e coda del drago e poi rispettivamente comunque le tre perk per il bastone, le palle di granate e le noci di cocco, quindi le noci di cocco vi curano, le palle di cannone attenzione tenetevele se volete un mio consiglio per l'ultimo tragitto, ultimo e penultimo tragitto, all'inizio le accumulate e le utilizzate solo lì, in quanto comunque avvicinarvi col bastone lo squarcio del drago comunque le api vi sciottano . E invece per il resto potete contare sul bastone e il ritmo di battaglia che si attiva non appena utilizzerete lo squarcio del drago e effettuerete abbastanza kill. Ritmo di battaglia molte volte fa veramente la differenza quando si attiva raga, anche perché poi utilizzate le torrette, le uccisioni vi entrano più facilmente e in sostanza comunque il ritmo di battaglia entra molto più spesso. Poi ragazzi, se non ve la sentite di utilizzare questa build, potete benissimo cambiare il ritmo di battaglia con una perk di corazza, potete mettere il fumogeno che vi ripristina vita e scudo, anche se comunque da quanto ho visto non ce n'è assolutamente bisogno, ma sono tutte cose in più che comunque l'anno scorso non avevamo. Ovviamente dipende anche molto dal vostro livello, le build comunque vanno incentrate molto anche su ciò. In questo caso comunque questa build su Scorch Drago è molto molto promettente, ma va utilizzata con discrezione, cioè dovete sempre star pronti con i cocchi in mano perché andrete giù veramente easy nelle ultime ondate. State alla larga dei bombaroli, state alla larga dalle api, cercate di farvi hittare il meno possibile e questo è quanto. Poi ovviamente ragazzi potete decidere comunque di mescolare due build tutte in una. Per esempio, se vi ricordate bene, l'anno scorso avevo affrontato una metiti in marcia a livello 100 in solo e non sono molti quelli che ci sono riusciti. Per farlo cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la build di Gesso Archeologo, però abbiamo utilizzato i tesori di Barba Blake. Non abbiamo utilizzato Sauti Fossile perché non potevo utilizzare il ritorno di fiamma e i tesori di Barba Blake, quindi in quel caso era meglio Gesso Archeologo, ovviamente. Ma questa informazione comunque non vale per chi va a affrontare l'evento in 4 persone. Comunque, Gesso Archeologo e tesori di Barba Blake riuscirete a farmare, a combattere, a difendere. Ricordo che utilizzavo le mine di prossimità che erano veramente utilissime nella metiti in marcia e ricordo che dopo esserci riuscito Gesso Archeologo ha iniziato a utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Allora, i minigiochi li abbiamo visti, le build le abbiamo viste, posso dirvi ancora qualcos'altro su questo evento? Assolutamente sì, ci sono dei piccoli consigli che voglio darvi. Innanzitutto, se avete un minigioco in cui fate particolarmente fatica, potrete tenerlo d'occhio semplicemente allo spawn, andando semplicemente sulla sinistra dello spawn e controllando qual è l'ultimo minigioco presente. Insomma, dopo un po' memorizzerete comunque la mappa e saprete in quale punto della mappa ci sarà quale determinato minigioco e fatto ciò potrete orientarvi benissimo. La seconda cosa che comunque non abbiamo visto in questo video è la mappa del tesoro. Una volta trovata randomicamente nella mappa, essa vi segnalerà nella mappa e nel radar la posizione di tutti i forzieri, quindi utilissimo per andarli a lootare e poi riciclare la roba che ci danno per costruire le nostre trappole. E questo era tutto sulla metiti in marcia ragazzi, io spero di aver fatto un video comunque abbastanza comprensivo per tutti, vi chiedo scusa comunque per la durata, se avete ulteriori domande mi raccomando fatemele qua sotto con un commento, io per oggi non posso fare altro che salutarvi, noi ci vediamo presto con un nuovissimo episodio. Bella bella!